Angelo, è tanto un piacere vederti qua, ovviamente parlavo prima con il tuo collega Stefano Melocchiaro e mi dicono che voi siete molto molto bravi a giocare a padel. Adesso non lo so, poi vediamo. Che ne pensi insomma di questo evento, tra l'altro? L'evento è meraviglioso, è un evento che riesce a far condividere la passione per uno sport in grande crescita sia a chi è super esperto di padel, a chi si avvicina per la prima volta. Noi siamo amanti dello sport, quindi siamo aperti a qualsiasi nuova frontiera, siamo i pionieri del tennis, esatto. E siamo veramente intrigati da quest'onda ormai irrefrenabile, onda lunga del padel, che sta travolgendo tutti gli altri sport, perché il padel è uno sport fantastico. Vero, e poi coinvolge tutti in qualsiasi età. Senti, tu da tennista, dimmi la verità, un po' lo hai snobbato all'inizio, hai detto vabbè, ma dai, no. Stefano, sì. Stefano Melocchio mi dice sempre così, che sono stato troppo a lungo un purista del tennis, ecco. Forse sì, però devo dire che mi sono convertito e la mia è una conversione di quelli in cui poi uno diventa quasi fanatico dell'altro sport, per cui ho la fortuna di avere due figli, uno ha 13 anni e mezzo e gioca nella nazionale di tennis, l'altro a padel a 15 anni, adesso è nel raduno nazionale ad Ancona questi due giorni, quindi è incamminato verso una bella carriera anche da padel, per cui mi divido ed è bellissimo dividersi su due sport. Sono contento. Senti, una domanda particolare, quasi personale. Tu sei sempre a Borgochiampo, ovviamente fai la Roma, e questo insomma per me, io da tifoso romanista, da simpatizzante, sono in qualche modo un po' invidioso, perché tu sei a Borgochiampo. Che effetto fa sentire quello straordinario spettacolo del pubblico romano romanista cantare l'inno e vedere, cioè io mi immagino la squadra avversaria ogni volta, no? Io credo che non bisogna mai minimizzare o rendere normale un aspetto straordinario che è essere arrivati a 27 sold out di fila, esatto. Perché contro il Sassuolo domani sarà il 27esimo tutti esaurito di fila, è un evento storico, perché non è mai accaduto nella storia della Roma. Certo. È Mourinho secondo te? Sì, io glielo dico sempre, l'effetto Mourinho l'ho percepito quando sono andato ad accoglierlo a Ciampino, quando venne, c'erano 40 gradi e c'erano 5.000 tifosi sotto il sole per ore, ho capito che era stato ricepito per il verso giusto, lui ha toccato la pancia, le corde di tutti i tifosi, gli dico sempre a José Mourinho che è l'effetto Mourinho che ha portato questo sold out, lui dice che non è vero, ma è una bugia. Grazie Angelo Maggiante, un buon divertimento. Grazie mille.